La fusion va molto di moda ormai ed è un fatto conclamato in cucina, nella moda, nella musica, ora anche nelle manifestazioni. Sì, perché il 1° di luglio a Fano va in scena un evento che ne racchiude tre. Presentato questa mattina al cospetto del Teatro della Fortuna, il Carnevale Estate in Rosa. Un po' carnevale estivo, un po' jazz alla Dixieland e un po' notte rosa. Insomma, di tutto un po'. Così i nostalgici del carnevale estivo avranno il loro primo piatto, gli amanti della notte rosa un bel secondo con la versione made in Fano e gli amanti del jazz un bel dolce contorno con la musica delle street band. Un primo appuntamento anche per il rinnovato consiglio dell'ente carnevalesca, che è stato chiamato a metter mano a questo evento già programmato e con un impianto di base già definito dalla passata gestione Cecchini, ma che ora, con qualche piccola modifica della squadra Gianmarioli, presenta già l'impronta che si vorrebbe dare a questo nuovo corso del carnevale. C'è grande fermento per i vari appuntamenti che saranno focalizzati all'inizio in piazza, poi ci sposteremo Lido, Sassonia e Torrette. Ovviamente abbiamo pensato di mettere al centro della nostra sotto il nostro occhio i maestri carristi, che saranno sotto la tensostruttura e faranno dei laboratori, animeranno e faranno giocare i bambini. Ci saranno anche delle Fantagruel, che farà delle caricature, e ci sarà anche Officina Operà, che cucirà cappelli, vestiti, quindi tutta una zona dove i laboratori la faranno da padrone, i maestri carristi anche. Dopodiché lungo la Sassonia ci saranno vari eventi di musica. Sapete che la musica è stata curata da Adriano Pedini del jazz, quindi una musica tutta nuova per il carnevale, e ci saranno artisti acrobati, giocolieri, artisti di strada. Al Lido ci saranno concerti, aperitivi. Dopo le 24 e dopo i fuochi d'artificio ci sarà una grande festa per i giovani, perché vogliamo che al carnevale tornino i giovani, al carnevale estivo ma anche al carnevale invernale. Quindi iniziamo con questi eventi anche pensando ai giovanissimi, e poi speriamo al carnevale invernale di riportarli come facevamo noi quando eravamo bambini, tutti al carnevale.